tumore al midollo osseo, i 7 sintomi per riconoscerlo. Il tumore nel midollo osseo, comunemente noto come mieloma multiplo, è una forma di cancro che colpisce le plasmacellule, un tipo di globuli bianchi che producono anticorpi per aiutare a combattere le infezioni. Questa malattia insidiosa si sviluppa nel midollo osseo, il tessuto spugnoso all'interno delle ossa dove vengono prodotte le nuove cellule del sangue. Sebbene le cause esatte del mieloma multiplo rimangano sconosciute, i ricercatori hanno identificato alcuni fattori di rischio e meccanismi che possono contribuire al suo sviluppo. Cause e fattori di rischio. Le cause esatte del mieloma multiplo non sono completamente comprese, ma si ritiene che una combinazione di fattori genetici e ambientali giochino un ruolo nel suo sviluppo. Tra i fattori di rischio identificati ci sono l'età avanzata. La maggior parte dei casi viene diagnosticata in persone di età superiore ai 60 anni, il sesso, leggermente più comune negli uomini rispetto alle donne. Inoltre anche l'esposizione a sostanze chimiche tossiche, radiazioni, alcuni virus, e una storia familiare di mieloma multiplo o di altri tumori ematologici. I 7 sintomi più comuni del mieloma multiplo, che indicano la possibile presenza di questo tipo di tumore nel midollo osseo, sono: dolore osseo. Uno dei segnali più frequenti, soprattutto nella zona della schiena, delle costole e delle ossa lunghe. Il dolore è spesso descritto come persistente e può peggiorare con il movimento. Fratture ossee. La fragilità ossea aumenta, rendendo le ossa più suscettibili a fratture, anche a seguito di traumi minori. Questo sintomo è dovuto al danneggiamento delle ossa causato dalle cellule cancerose. Affaticamento. Sensazione di stanchezza e debolezza che non migliora con il riposo. È spesso causato dall'anemia, una condizione in cui il corpo ha una carenza di globuli rossi sani. Frequenti infezioni. Le plasmacellule maligne possono sopprimere il sistema immunitario, rendendo il corpo più vulnerabile alle infezioni. Perdita di peso insolita. La perdita di peso senza un motivo apparente può essere un segno di mieloma multiplo, così come di altri tipi di cancro. Problemi renali. Il funzionamento dei reni può essere compromesso dall'eccesso di proteine leggere prodotte dalle plasmacellule maligne, noto come catene leggere di immunoglobuline o Benz-Jones proteinuria. Livelli elevati di calcio nel sangue. Conosciuto come ipercalcemia, può causare sete eccessiva, frequenti minzioni, nausea, stitichezza e, in casi gravi, confusione o difficoltà cognitive. La presenza di uno o più di questi sintomi non significa necessariamente che una persona abbia il mieloma multiplo, ma dovrebbe incoraggiare una consultazione medica per un'accurata diagnosi e, se necessario, l'avvio di un trattamento appropriato. Il mieloma multiplo è una malattia complessa con molteplici sfide diagnostiche e terapeutiche. Nonostante i progressi nella comprensione e nel trattamento, la ricerca continua per scoprire le cause esatte e sviluppare terapie più efficaci. La consapevolezza dei sintomi e dei fattori di rischio può giocare un ruolo cruciale nella diagnosi precoce, migliorando così le prospettive per coloro che sono affetti da questa malattia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.